Ciao a tutti, è un piacere per me essere oggi qui per festeggiare questo 11 settembre, Diada Nazionale della Catalogna, con tutti voi per parlare un po' della figura di Pau Casals, uno dei musicisti e anche degli umanisti più importanti del secolo scorso, non solo in Catalogna ma in tutto il mondo. Forse alcuni di voi conoscono già Pau Casals e sanno già che era uno straordinario violoncellista e un compositore molto notevole. E quindi non vi stupite quando annuncio che Casals era un musicista molto importante. Ma forse alcuni di voi sono rimasti un po' sorpresi quando dico che non era solo un grande musicista, ma anche un grande umanista. Perché dico così? Dico così perché Casals è, secondo me, la perfetta incarnazione di ciò che Beethoven disse fra il 700 e l'800, quando affermava che la musica non era solo musica, ma che la musica era molto di più. La musica, disse Beethoven, è la più grande delle filosofie. Pensate, per esempio, a questo brano. Sì, o a quest'altro. Bene, queste musiche non sono solo musiche, tutti lo sappiamo, non sono solo musiche, diciamo, a intrattenere le genti e basta. No, quando Beethoven scrisse queste sinfonie, lo fece perché voleva dirci qualcosa di importante. Nella quinta, per esempio, ci parla della vittoria davanti all'ingiustizia. O nella nona ci parla della fratellanza tra le culture, tra le genti, tra i paesi. Ebbene, Casals è esattamente questo. Quando lui suonava il violoncello nelle migliori sale da concerto del mondo, quando lui scriveva musica, per esempio il suo oratorio al Passebra o al Canto su Seis, il canto degli uccelli, questo brano che probabilmente tutti avete già sentito prima. Bene, quando lui faceva questo, lo faceva per lo stesso motivo per cui lo fece Beethoven un paio di secoli prima, per dirci qualcosa. Ecco perché, quando parliamo di Casals, non possiamo parlare solo di uno straordinario musicista e basta. Ecco perché dobbiamo parlare anche di un umanista. Pensate che Casals, che era il più grande, il più famoso violoncellista del mondo, che suonava agli Stati Uniti, a Londra, a Parigi, a Vienna, a Pietroburgo, l'uomo che aveva rivoluzionato il modo di suonare il violoncello, oggi tutti i cellisti suonano il cello come lo faceva Casals. Bene, pensate che Casals rifiutò sempre di suonare a qualsiasi paese che non rispettasse i diritti umani. Pensate che Casals andò in esilio dopo che Franco vinse la guerra civile spagnola. Pensate che Casals a un certo punto smise di suonare e abbandonò la sua carriera musicale per dedicarsi ad aiutare ai repubblicani sfuggiti dalla guerra che morivano di fame nei campi di concentramento nel sud della Francia. Pensate che Casals da quel momento in poi finì sempre i suoi concerti con il canto degli uccelli. Lo faceva per ricordarci le guerre, la ingiustizia, la fame, la miseria, perché lui sapeva che la musica era uno strumento molto potente, uno strumento per rendere il mondo un posto migliore. Ecco perché era il più grande interprete di Bach. Lui scoprì le sue suite per violoncello in un piccolo negozio a Barcellona, un'opera che all'epoca era completamente sconosciuta a tutti e che lui rese famosa nel mondo. Il suo senso per la musica di Bach era, come dire, era così profondo che ogni mattina, prima di colazione, suonava la sua musica perché, come lui diceva, e questo è molto bello, santificava la casa.
Il suo impegno per la musica e per l'umanità era così grande che diventò un'icona immortale, un'icona che suonò due volte alla Casa Bianca, la prima per il presidente Roosevelt e la seconda per il presidente Kennedy, che gli conferì la medaglia della libertà, un'icona immortale, un simbolo che nel 1971 compose l'inno alle Nazioni Unite. Che diresse il 24 ottobre di quell'anno in un concerto presso alla stessa sede delle Nazioni Unite, e dove il segretario generale U Thant gli concesse la medaglia della pace, e lo fece con questo piccolo discorso. Dice così: "Hai consacrato la tua vita alla verità, alla bellezza e alla pace. Come uomo e come artista personifichi gli ideali simboleggiati dalla medaglia della pace delle Nazioni Unite. Ecco perché te l'offro con profondo rispetto e ammirazione." Parole che, secondo me, riassumono perfettamente tutto quello che oggi, in questi 5 minuti, ho cercato di dirvi sul grande musicista e anche sul grande umanista Pau Casals. Buona diata a tutti.